different, yet we're the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, Alta Valle Trompia, siamo a Vaghezza di Malventino, questa è la prima giornata ufficiale extra con la X di presentazioni delle ragazze della Valtrompia, le belle ragazze della Valtrompia. Io sono già vicino a due già premiate, una concorre e quindi devo salutarla subito all'inizio. Intanto brindo con gli sponsor che poi vi faccio conoscere, le autorità, c'è anche il sindaco e le due miss che sono qua vicino a me, che hanno già avuto soddisfazioni al di fuori del territorio trumpino. Un brindisi al Rifugio degli Elfi e alla Valle Trompia, agli organizzatori e gli sponsor. E un piccolo applauso, anche se così comprato, però non vi ho fatto mettere le lucini quando volevo dire, non so, facciamo così. Allora, prima di salutare le autorità e gli sponsor che permettono poi questi avvenimenti e gli organizzatori, perché dopo tanti anni qua si ritrovano tre vecchie glorie dell'editoria, nel senso che c'è Piero Gasparini, io lo ricordo, che poi andremo a salutare, che viene dal mondo radio televisivo, Radio G, Tele Gardone, poi un po' in TV, poi il giornale della Valtrompia, Valtrompia 7, Valtrompia News, e anche adesso una trasmissione su Rete Brescia che sta riprendendo questo avvenimento. Poi c'è Mr. Lucky, dove io ho iniziato a trasmettere nel lontano 1982, Radio Valtrompia Centrale, era in Piazza Bosio ad Inzino. E c'è qua anche lui quest'oggi col figlio Manuel, che fa
il DJ nelle varie discoteche, anche lui del mondo della radiofonia, Radio Valtrompia Centrale, Radio G, Radio Telegardone, e poi Sergio Piccini che dal 1984 ha la sua radio, Radio Rete 5 Latte Miele, che è ancora presente. Quindi tre mostri dell'editoria Triumplina che oggi si ritrovano per la prima volta insieme, ancora sulla cresta dell'onda, per modo di dire, un po' acciaccati rispetto a un tempo. Sono con Miss Mamma e Miss Suocera, che poi Miss Suocera, insomma, cos'era, 15 anni ha avuto una bambina, non so, 12? Va bene. Allora, Miss Mamma la devo salutare subito, perché uno è Val Triumplina, è di Bovegno, e come ti chiami? Sono Francesca Ghidoni. Francesca Ghidoni, Bovegno? Precisamente Ludizzo. Ah, ecco, perché i Ghidoni mi sembrava fosse nella zona del paesino Ludizzo, questa piccola bella frazione che dall'alto guarda verso la cittadina di Bovegno nel suo piano e nel suo castello. E dal mare ai monti e dai monti al mare, dove sei stata premiata? Allora, io ho vinto la fascia regionale di Miss Mamma Italiana a Casaletto Vaprio, in provincia di Cremona. E praticamente sì, la mamma più bella della regione Lombardia. Sono andata a fare la finale semifinale a Gatteo Mare. È stata un'esperienza bellissima che porterò sempre nel mio cuore e che l'anno prossimo proverò sicuramente a rifare. E adesso niente, mi sono messa in gioco anche qua, la mia terra, il mio paese, e proviamo a giocare. Allora, un bel applauso per Miss Mamma, che lasciamo andare a fare le prove perché giustamente deve esibirsi, mentre rimane qua Miss Suocera, perché le suocere quando vengono tartassano l'anima, cioè, no. Come no? No, non sono così. No, ricordo le suocere, insomma. No, sono buona. Sei buona? Allora, tu di dove sei? Io sono di Inzino. Nome? Maris Poli. Maris Poli di Inzino. E Miss Suocera, che come ti è venuto in mente di partecipare a questo concorso? Dove sei tenuto? Si è tenuto a Gatteo Mare e niente, ho visto che c'era questo concorso, perché io nel 2011 sono stata eletta Miss Mamma Italiana Gold Glamour e poi ho partecipato a Miss Suocera e niente, ho partecipato, eravamo in 19 e mi sono classificata prima. Bene, allora un applauso anche a lei, attenzione! Anche lei è stata una DJ alla radio, Radio Valtrompia Centrale, quando sono arrivato io, e tu trasmettevi da Luciano. Sì, c'era anche Claudio, se non sbaglio. Ecco, allora, quindi abbiamo fatto, vedete, un excursus, e il mondo della radiofonia sempre, e poi sei sempre rimasta lì o sei andata a qualche altro emittente? No, basta, no. Hai fatto esperienza in Zino o basta? Basta, dopo mi sono data i concorsi. Avevi i concorsi, meritati. Ok, allora abbiamo fatto così questo excursus Miss, bagnato, sperando che poi ci sia il sole quest'oggi e ci tenga il tempo. Adesso devo salutare subito le autorità e quindi io ho il sindaco di Marmentino, che è qua, fascia tricolore, sindaco Piardi. Sergio. Come me, Sergio Piardi, sindaco di questa cittadina Valtriumplina. Da quando è che sei sindaco? 2014. Quindi 2 anni. E cosa è cambiato in Marmentino in questi ultimi 2 anni con la tua amministrazione? Ma Dio, noi siamo partiti dal presupposto di cercare di dare le risposte ai nostri cittadini e quindi stiamo cercando di intervenire su quelle piccole opere, diciamo così, fondamentali, anche se hanno un risalto minimo, ma sono quelle opere che da anni la cittadinanza ci chiedeva. Oggi è un evento che vuole ovviamente far riscoprire la vaghezza, le bellezze della vaghezza. Prendo l'occasione, mi scusi Piccini, per portare i ringraziamenti innanzitutto a Fioravante Scalvini, che diciamo ha dato tanto per fare in modo che questo evento venisse realizzato in vaghezza di Marmentino, ma in particolare a tutta l'organizzazione, a tutta l'equipe del Miss Valtrompia, perché ho seguito in parte i lavori necessitano questo tipo di eventi e sono veramente mostruosi, sono tantissimi, quindi un plauso a tutti gli sponsor, all'organizzazione tutta, a Scalvini, e grazie davvero al nostro Piccini. No, grazie, io sono qua ospite anch'io, media partner in questo caso. Grazie sindaco, ho notato che la vaghezza è migliorata molto questo tempo, quindi
e lei sta proseguendo questo cammino di miglioramento anche sotto l'aspetto dell'impatto visivo. Io credo che chi non la conosce oggi, grazie anche a Rete Brescia che è qua, potrà vederla. Noi alla radio possiamo commentarla, Gasparini può scriverla e noi però possiamo dire che è bella, e quindi lo diciamo semplicemente. Allora, l'organizzazione della Miss Valtrompia, cominciamo con anche due ringraziamenti logici da fare, perché tutto questo è possibile grazie a chi ci ospita oggi, che sentiamo tra poco, ma anche ai vari volontari che sono qua. C'è Valtrompia Soccorso che vedo, c'è l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, c'è la Protezione Civile, ecco, Associazione Nazionale dei Carabinieri, il gruppo Alpini, ecco, i Carabinieri, ricordo, Bovegno e Gardone, le due sezioni, è il gruppo Alpini che si dà da fare, Protezione Civile qui di Marmentino, anche quella? Non c'è la protezione. È il gruppo Alpini che fa da Protezione Civile qua. Ancora meglio, diciamo, ancora più sicuro, sì, ancora meglio. Anche perché gli alpini, si sa, o le cose le fanno bene o non le fanno, ecco, loro sono così. Siamo in quel di Vaghezza di Marmentino, dove l'amico Fioravante Scalvini, che è sempre stato vicino all'editoria e alle iniziative e non si è mai tirato indietro, adesso che qua Rifugio degli Elfi, che da Tavernole è salito verso i monti, ha deciso di partecipare e di vedere Miss Vaghezza. Rifugio degli Elfi è questo locale dove siamo, è ristorante, bar, pizzeria e anche albergo, nel senso che ci sono anche due camerate per poter dormire, quindi ci sono dei gruppi che vogliono venire qua a soggiornare, c'è questa possibilità. Fioravante, ti piace l'idea? Mi sembra di sì, hai aderito, come va? Beh, diciamo che va abbastanza bene, non saprei cosa aggiungere, perché più che ringraziare tutti chi ha partecipato, chi mi ha dato una mano, dall'amministrazione comunale a Valtrompia Soccorso, al gruppo Alpini. Spero di non dimenticare nessuno, a tutti quelli che sono venuti a fare le loro esposizioni con le bancarelle, la gente che ha partecipato al gruppo. Se ho dimenticato qualcuno non l'ho fatto volontariamente. Penso io, ci pensa l'amico Piccini. Io spero che la festa riesca bene, che la gente sia contenta e che torni sempre in Vaghezza. Grazie. Bene, allora ricordatevi Rifugio degli Elfi qua in Vaghezza. L'organizzazione: c'è il giornale Valtrompia 7, Valtrompia News, e c'è APT Le Valli Bresciane, azienda di promozione turistica del territorio. Simone Tanghetti. Buongiorno a tutti. Questa iniziativa che stiamo dando sul territorio non saranno né la prima né le ultime. In questi anni a venire, l'APT Valli Bresciane con altre associazioni prolungheranno il turismo e eventi a 360 gradi, dalle Miss a mercatini, eventi sportivi, e eccetera eccetera. Vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione e buon divertimento. Adesso è azienda promozione turistica del territorio. Io pensavo fosse una cosa pubblica, e invece è privata. Sì, siamo dei soci che hanno fondato questa associazione e stiamo portando non solo in Valtrompia ma anche fuori dalla Valtrompia il turismo nostro, cercando di portare la gente sia regionale, della regione Lombardia o anche dall'estero a conoscere il territorio della Valtrompia. Forse per quello che un po' funziona adesso, perché è privata. E quando è pubblica nominano il presidente, non il vice, poi se ne va via. Invece qua c'è la volontà di far conoscere bene il territorio, che vedo vi siete attrezzati anche con materiale informativo che è qua a disposizione all'ingresso se volete prenderlo. Con Scopri Valtrompia, un'associazione di Pezzase, e qui abbiamo la presidente Jenny Bontacchio, che è anche presidente di giuria di Miss Valtrompia. Allora Jenny, presidente di giuria, compito abbastanza difficile. Sì, purtroppo sì, però sicuramente sarà un'esperienza bella, grazie alla collaborazione dello staff, quindi Piero piuttosto che Simone. Sono sicura che sarà un successo, dai. E quindi Jenny, il tuo compito quest'oggi sarà quello di dare poi di mettere insieme il risultato degli altri e guidarli anche in qualche modo, se ci sono delle pari merito. Assolutamente sì.
quindi vediamo un po' come si svolgerà il tutto, ma tutto sarà fatto nel pieno rispetto delle regole che sono state date, questo è certo. Allora, noi adesso dobbiamo salutare anche gli sponsor, però io giustamente per la prima volta, lui qua in televisione è abituato che lui fa le domande, le faccio io adesso. Piero, allora dagli albori, io penso che tu ti occupi di editoria, dal giornale di Brescia prima, poi alla radio e alla televisione, da quanti anni è che sei nel mondo dell'informazione? 41. 41 anni che è nel mondo dell'informazione e è sempre stato un pullulare di tante idee, non sempre portate poi avanti dalle persone che ti sono state in parte o dal territorio, ma tu ancora dopo tanti anni sei qua che batti il martello sul chiodo. Direi di sì, fino a quando soprattutto, come in questo periodo, ho trovato un giovanotto, appunto Simone Tanghetti, che ha dimostrato, come avevo io e come hai tu, continuamente, un amore per il proprio territorio, un amore per la Valtrompia che è superiore ad ogni sforzo che ognuno vuol fare e è superiore anche al rendimento che poi uno riesce ad ottenere e anche alle soddisfazioni che ha. Però vedere di essere riusciti a organizzare anche oggi una giornata che sta avendo un buon successo, direi che dà proprio la soddisfazione personale di continuare fino a quando sarà possibile. Grazie mille Piero, un applauso a Piero Gasparini. Meritato. E tutto ciò è anche possibile quest'oggi perché abbiamo gli sponsor. Piero è riuscito con la sua ACV a trovare gli sponsor. Sponsor principale è la Caratozzolo Group Elaborazione Contabili. Diciamo che per lui il lavoro non manca mai, perché con tutte le norme fiscali in continuo cambiamento non è possibile non avere lavoro. Caratozzolo Raffaele, prego. Buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione, ringrazio tutti gli amici che mi hanno proposto questa partecipazione e a cui ho aderito veramente subito perché io mi sento un valtrumplino d'adozione, anche se di origine siciliana. Ormai sono 41 anni che siamo presenti sul territorio, come hai detto gestiamo contabilità, dichiarazione dei redditi, quelle tradizionali, lavori da commercialista, e da circa 20 anni amministriamo anche condomini, per cui siamo un po' a contatto con tante persone amiche. Allora, Jenny è la mia assistente insieme alla Miss. Chi dobbiamo salutare adesso? Noi abbiamo qua anche Macelleria Perucchetti e c'è Giovanni Perucchetti, il buon Giovanni. Come vergogna, guarda che ti costa un salame che io mangio frequentemente, guarda che ti costa un salame, come vergogna, qua nascosto, dai un saluto. Sono contento di essere qua a questa manifestazione. Ecco, lui è bravo a fare le salamine e i salumi, il perucotto, che è il prosciutto cotto della Valtrompia, l'altra novità, e presenta tutti questi prodotti nuovi. Poi sapete, le macellerie buone in Valtrompia sono 3 o 4, lui è tra i primi 4, quindi da Concesio al Maniva, diciamo, è lunga la valle, ma la macelleria Perucchetti, insomma, il prestigio se lo porta da anni e la qualità purtroppo finisce subito, perché quando la roba è buona si finisce subito e poi si vede dove va a finire, e questo è particolare. Adesso dobbiamo salutare il Bar Bella Vista. Bar Bella Vista, che c'è qua Vlada, eccola qua. Ciao, che bella vista qua. Scusa, ma insomma succede. Allora, Vlada, salutami. Ciao a tutti. Sono del Bar Bella Vista. Ringrazio Simone per averci comunque coinvolto in questa iniziativa. E inoltre abbiamo anche la nostra barista che partecipa al concorso, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Va bene, grazie di Bar Bella Vista a Ponte Zanano, lo ricordo, e diciamo che c'è tutto da guadagnare. Andiamo avanti con l'Ottica Ghitti. Emiliano e Ivonne sono qua, eccoli qua, Ottica Ghitti, Villa Carcina. Emiliano, prego. Sì, buongiorno a tutti, noi siamo Ottica Ghitti, la nostra attività si trova a Villa Carcina da circa 25 anni.
quindi essendo anche noi in Val Trompi abbiamo accettato con piacere l'invito a partecipare in qualità di sponsor di Miss Occhi, Miss Eyes Val Trompi a questa manifestazione che unisce, diciamo così, la possibilità di questa sfilata di Miss con la possibilità anche di far vedere alle persone i luoghi più caratteristici della Val Trompia e quindi ci fa ulteriormente piacere aver partecipato. Va bene, ti ringrazio. Questa è Emiliana, no? No? Emiliano, ho visto prima e quindi mi è un attimino dato così alla testa. È bella vista. Allora, Ottica Ghitti ha anche per chi è qua, mi sembra, trattamenti particolari, io sbaglio, chi ascolta la radio e così via, si può fare uno sconticino se qualcuno viene a nome di questa giornata? Assolutamente sì, avremo il piacere di trattarli in maniera speciale. Quindi a Villa Carcina, Ottica Ghitti in via? In via Garibaldi, numero 85, proprio sulla statale per la Val Trompia. Quindi non si può sbagliare? Non si può sbagliare, assolutamente. Ci Poi questo è il periodo degli occhiali da sole. Eh? Esatto, infatti. Anche se il tempo fino adesso non è stato molto Ma se uno va bello, al mare. Però adesso finalmente è arrivato il sole e abbiamo tantissimi. La nota tecnica che va di stagione. Se non ero comprare occhiali di sole non qualificati o certificati può fare molto male alla vista. Sì, anzi è peggio portare un occhiale non qualificato in quanto non ha protezione e l'occhio invece si scherma avendo una lente scura, però la lente non ha protezione quindi crea dei grossi danni alla retina. Ecco, quindi dopo si arriva a una certa età che bisogna avere... Esatto. Quindi andate da Ottica Ghitti che vi tratterà anche molto bene. Grazie mille, altro sponsor, altro regalo. Flavia di Modografica Caldera, eccola qua. Caldera è stato uno dei miei primi sponsor negli anni dalla nascita della radio, quindi un po' ricordo. Allora, Modografica Caldera, elaborati, stampati, tutto. Stampiamo dalle grandi quantità e adesso con le ultime tecnologie stampiamo anche i prodotti unici e stampiamo anche su vetro, su plastica e anche su metallo. Quindi uno ha bisogno, non so, tipo modi insegna o qualcosa da mettere fuori un'attività e può farlo tranquillamente. Sì, sì, possiamo anche stampare direttamente sul muro con le nuove tecnologie, la stampa ormai si è evoluta e non è più la stampa che si conosceva una volta. Ecco, il Modografica Caldera lì a Lumezzane ha adeguato tutti i suoi quindi apparecchi tecnologici per dare un servizio a tutti. Assolutamente sì, abbiamo comunque la vecchia stampa tradizionale, ma abbiamo appunto la stampa laser, la stampa digitale e appunto queste stampe che ho detto prima, che in pratica sono modelli unici, possiamo fare anche solamente una copia e da qualche anno abbiamo anche la casa editrice che con queste tecnologie possiamo stampare anche le piccole quantità da un libro solo alle migliaia di libri. Vabbè, interessantissima questa cosa, Modografica Caldera a Lumezzane, grazie mille. E adesso andiamo a salutare Massimo Ghisla, rappresenta la gioielleria Coppi di Gardone Val Trompia. Qui c'è un concorso online più che altro, nel senso che ci sono delle votazioni e delle premiazioni che possono essere fatte online. Massimo, tu conosci bene questa gioielleria? Sì, rappresento io oggi la gioielleria Coppi perché per motivi personali non sono potuti venire. Comunque è una prestigiosissima gioielleria che è situata lì alle Torri e da 50 anni è presente sul nostro territorio. E è veramente prestigiosa. Bene, grazie mille. Gioielleria Coppi vi aspetta a Gardone Val Trompia. Jenny Bontacchi mi fa da assistente, come vedete bravissima. Allora, la dolce pausa, qui si va, se non erro, sabato 23 luglio, pomeriggio, c'è un'altra giornata di casting che si fa proprio lì dalle ore 16 a Coglio, quindi ci sarà Miss Dolce Pausa e Miss Gioiello in quella giornata, dalle ore 16, da Dolce Pausa è caffetteria e paninoteca panetteria e si trova in via Maniva, lì a San Colombano di Coglio, è scritto piccolissimo però ancora riesco a leggere nonostante l'età che avanzi. Quindi salutiamo anche la Dolce Pausa che il 23 ci vedrà impegnati ospiti con tutta l'organizzazione. Ecco, Locanda Bonardi non c'è, però dobbiamo salutarla, è quella che ospiterà
la finale. Quindi diciamo, siccome là si farà lo scioppone finale, la grande festa, oggi giustamente sono su impegnati a lavorare, perché con la giornata così credo che oggi giustamente anche loro siano al lavoro. La Locanda Bonardi, io ricordo, è lo chalet Maniva, in località Maniva, è una delle strutture che ha dato rilancio e prestigio a quest'Alta Valtrompia e al Maniva in particolar modo. Miss Valtrompia 2016 con l'organizzazione del Valtrompia Set, il giornale della Valtrompia, e della APT Le Valli Bresciane. www.missvaltrompia.it in collaborazione con Miss and Mister Model Italia, concorso di bellezza nazionale. Media Partner, Bar Caffè Rete 5, Latte e Miele, by Sergio Piccini, Gazzolo Lumezzane, partner tecnico Fly Global Service, Sarezzo Lumezzane. Sponsor ufficiale di Miss Valtrompia 2016 è Caratozzolo Group, elaborazioni contabili Gardone Valtrompia. Elezioni di Miss Eleganza, bar Bella Vista, Sarezzo. Miss Eyes, Ottica Ghitti, Villa Carcina. Miss Vaghezza, Rifugio degli Elfi, ristorante Rifugio degli Elfi, località Vaghezza di Marmentino. Miss Gambe, macelleria Perrucchetti, Gardone Valtrompia. Miss Simpatia, Modul Grafica Caldera, Lumezzane. Miss Gioiello, gioielleria Coppi di Coppi Gianprimo a Gardone Valtrompia, votazioni online. missvaltrompia.it. Miss Dolce Pausa, San Colombano di Collio Valtrompia. La finale di Miss Valtrompia è il 10 settembre allo Chalet Maniva. Miss Valtrompia 2016. www.missvaltrompia.it. Sono aperte sempre le iscrizioni per le ragazze dai 15 ai 40 anni. Miss Valtrompia 2016. La Dolce Pausa, caffetteria, panetteria in via Maniva 159 a San Colombano di Collio in Alta Valtrompia. La Dolce Pausa. Miriam e Aurelio vi attendono. 339-84-24-724 324-80-89-407. La Dolce Pausa. In Alta Valtrompia, Miriam e Aurelio vi aspettano sabato 23 luglio a San Colombano di Collio per Miss Valtrompia 2016, elezione di Miss Dolce Pausa, proclamazione di Miss Gioiello Valtrompia, proclamazione delle finaliste di Miss Valtrompia. Sabato 23 luglio, a partire dalle ore 16, la Dolce Pausa, una dolce pausa in Alta Valtrompia, caffetteria, panetteria, la Dolce Pausa. Mi sono dimenticato di parlare anche dei media panner, in questo caso c'è Rete 5 Latte Miele, la radio di Lumezzane della Valtrompia che diffonde il segnale di Latte Miele, ma è sempre Rete 5, che mi auguro abbia sempre un po' più di autonomia nel tempo, e poi Fly Global Service. Fly Global Service, non so Manuele, posso farti un'intervista a distanza? Sì, certo. Allora, Fly Global Service, oltre a fare tutto quello che vediamo oggi, audio, feste ed altro, c'è anche un negozio lì all'Arcadia di Lumezzane. Esatto, un negozio che è nato dall'esigenza di dare un supporto a chi organizza feste ed eventi di qualsiasi tipo, dalla semplicissima festa in casa fino al grande evento anche a caratura nazionale che abbiamo la fortuna di supportare quasi tutte le settimane, quindi qualsiasi
sia associazione che privato che azienda che vuole organizzare qualsiasi cosa e avere un supporto sia artistico che tecnico, si può rivolgere a noi. Ecco, e lì all'Arcadia invece si possono trovare anche quelle cose che servono poi per fare feste, animazioni e cose del genere, oltre che preparare gli elaborati grafici. Esattamente, infatti la sede di Lumezzane è più rivolta al pubblico, quindi anche la semplice festa di compleanno, l'addio al nubilato, celibato e quant'altro può rivolgersi a noi e possiamo fare tutto, anche tipo le magliettine, tutte quelle cose carine per questi tipi di situazioni. Grazie Manuel, mi devo spostare invece con Miss e Mister Model, perché questa, la Miss di oggi pomeriggio che verrà, che andrà direttamente in finale con Miss e Mister Model e andrà in crociera e andrà oltre a questa due ne mandiamo dalla Valtrompia, noi siamo la Valtrompia, cioè, merita qualcosa, un po' di attenzione. Allora parlo con, innanzitutto ringrazio tutti per l'ospitalità in questo splendido posto, non ci sono mai stato ma sicuramente non sarà l'ultima volta che verrò, veramente incantevole. Come dicevi appunto, la vincitrice di oggi insieme alla vincitrice che sarà eletta il 10 settembre a Maniva saranno tra le nostre finaliste in crociera, la nostra crociera finale nazionale del concorso Miss e Mister Model, già l'anno scorso è stata fatta, quest'anno viene ripetuta in crociera per 6 giorni, toccheremo Barcellona, Marsiglia, Civitavecchia e lì si giocheranno il titolo nazionale per eleggere la Miss e il Mister, perché in questo caso avremo anche il Mister, che rappresenteranno l'Italia per tutto il 2017. Quindi avremo due rappresentanti, come dicevi, della Valtrompia che saranno in nave con noi, Miss Vaghezza che verrà eletta stasera, oggi pomeriggio, e Miss Valtrompia che verrà eletta il 10 settembre. Allora, oggi pomeriggio poi ci sarà lui a darmi, come dire, a farmi capire come muovermi, perché per me è la prima volta che presento sfilate di Miss, invece tu sei un esperto di queste cose. Sì, qualche anno che lo faccio, quindi diciamo che non si è mai esperti, però qualcosina si fa. Va bene, ti ringrazio. Allora, oggi avremo modo di conoscere anche Miss e Mister Model in questo caso. Allora, diretta Facebook, ecco qua. Allora, brescia-replay-tv.com, Marco Boglioni, e c'è una diretta Facebook quest'oggi? Esatto, dopo quando usciranno le ragazze, succederà quello che deve succedere, praticamente trasmetteremo sulla pagina Facebook di Brescia Replay TV e si potrà vedere ovunque quello che sta avvenendo qua, per cui condividete in giro, mandate, cioè condividete la... Questo sito l'hai creato per far vivere gli avvenimenti che ci sono sul territorio. Esatto, praticamente quello, l'obiettivo è dare la possibilità a chiunque di far vedere e soprattutto di far rivedere gli eventi che ci sono anche a chi non ha la possibilità di esserci, perché magari, come in questo caso, molta gente potrebbe essere interessata a vedere quello che succede e cosa non succede, però magari o è al mare o è di qui, di là, di sauna, un po' per tutti quei motivi lì. In questo modo qua, se è in giro, lo vede nel momento che sta succedendo. E se in questo momento non può perché magari sta facendo il bagno al mare, se lo guarda la sera. E... Interessantissimo, grazie mille Marco. Ci sono tot persone che in questo momento partecipano, in questo modo aumentano. E si ha la possibilità di vedere tutti quelli che hanno visto l'evento. Va bene, grazie mille Marco, grazie di cuore. www.brescia-replay-tv.com per far vivere sempre ovunque i tuoi eventi. Bisogna ringraziare Debbie Fiori devo ringraziare, sì. di Tavernole sul Mella per i fiori graziosi che ha permesso qua. Va bene, e comunque la salutiamo e la ringraziamo. Io a quel punto dovrei avere le pettinatrici, bisogna ringraziare. Allora, vediamo un attimino, tu come ti chiami? Bregoli Diana. Tu sei la Diana che ti ha salutato qui prima lo zio, giusto? Sì. Parrucchiera Mini Fashion a Bovegno. Sì. Come va lì a Bovegno il lavoro? Sì. Bene. Sì. Bene, sì. Ma perché non hai partecipato come Miss, che potevi anche, eh? No, grazie, non mi piace. Voi non ti piace? Fa la parrucchiera alle Miss e non ti piace? Momento, siamo timide, ecco. Ah, timide, va bene, allora. E tu invece sei? Pamela, gatta. E anche tu sei lì a Bovegno con la parrucchiera? Esatto, a Bovegno, sì.
Ma siete anche amiche, quindi colleghe e amiche? Eravamo anche colleghe una volta. Sì. E quindi avete la vostra attività. Esatto, sì. È bello collaborare. Bellissimo, bellissimo. Bella, bella. Vedete questa cosa, due parrucchiere con due attività che sono amiche e sono qua insieme per Miss Valtompia. Quest'unione, questa voglia di unione che Simone e la sua pitista elargendo sul territorio, man mano si raccolgono i frutti. Grazie mille alle nostre parrucchiere, un applauso anche per loro. Va bene? Ok, direi che però abbiamo salutato un po' tutti, abbiamo fatto una panoramica su tutti. Ora so che l'acquolina si fa avanti, c'è un menù speciale che qua è stato organizzato dal nostro fioravante e dalla moglie, che non devo dimenticare, perché lei... Cavoli tuoi se dimentichi le donne. No, non la dimentico, poi so che lei va a fare in particolar modo i primi piatti. Sì. Abbastanza. Si difende bene. Si difende bene. Ho parlato abbastanza, direi vi ho rotto magari un po' le scatole. Io direi che adesso è il caso di rimandarvi all'appuntamento dopo il pranzo alle 14, quando inizierà la vera e propria giornata qui di Miss Vaghezza Valtrompia Rifugio degli Elfi, e vi auguro un buon appetito a nome dell'organizzazione. Naturalmente una buona giornata qua in Vaghezza, e salutiamo anche gli esponitori che sono lì con le bancarelle, quindi fate anche un giretto e assaggiate e guardate che cosa ci propongono. Buona giornata a tutti da Sergio Piccini, a più tardi. Eccoci a Vaghezza di Marmentino in Alta Valle Trompia, località splendida che oggi ospita un avvenimento molto particolare, ossia l'elezione di Miss Rifugio degli Elfi, Miss Vaghezza. Siamo in questa splendida cornice naturale, naturalistica, che è all'insieme nel territorio triumplino un paesaggio unico ed esclusivo che questa valle riesce a dare a tanti di voi. Parlo subito con Simone Tanghetti, che è uno dei promotori dell'iniziativa che è in corso, sia Miss Valtrompia e Miss Vaghezza in questo caso, e Simone Tanghetti fa parte della APT Valli Bresciane. Simone. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare tutti gli sponsor, tutti gli amici presenti, i collaboratori di Miss Valtrompia, i collaboratori del giornale Valtrompia Set, e in tal modo vorrei ringraziare una persona che mi sta dando una mano, che è anche rappresentante della giuria, presidente della giuria, scusatemi, Jenny. Allora, grazie Simone. Simone è un'organizzazione, ha istituito un'organizzazione di privati, un'associazione di privati per promuovere il territorio bresciano e in particolar modo Valtriumplino. Ci sono tante realtà a volte sconosciute alla massa, tra cui anche le bellezze triumpline. Oggi abbiamo due votazioni che verranno fatte dai giurati che sono qua presenti, che sono gli sponsor di Miss Valtrompia e hanno aderito volentieri a questa iniziativa di promozione anche delle bellezze, diciamo fisiche in questo caso, delle nostre ragazze, e proprio con Jenny Bontacchio andiamo a capire che cosa devono fare oggi i nostri giurati. Allora, per quanto riguarda la prima scheda che avete, bisognerà dare una prima valutazione delle nostre ragazze per l'elezione finale, che poi sarà fatta il 10 settembre, di Miss Eleganza, Miss Eyes, Miss Gambe e Miss Simpatia. Quindi sulla scheda ci saranno i nominativi di tutte le ragazze e un punteggio dall'1 al 5, considerando come il 5 il voto maggiore, il voto più alto, e 1 il voto minimo. Una volta ultimata la giornata, queste schede poi serviranno, ripeto, come una prima valutazione che continuerà poi nelle prossime elezioni per arrivare all'elezione di queste tre Miss il giorno 10 settembre del 2016. Allora, come avete visto, c'è una doppia funzione. Miss Vaghezza si elegge quest'oggi, Miss Valtrompia si elegge il 10 di settembre, ma ci sono anche dei premi legati a qualcosa in più che riguarda appunto l'eleganza, gli occhi, le gambe e la simpatia. Ora parlo con Franco, perché questa nostra Miss Valtrompia, e quest'oggi Miss Vaghezza, partecipa a Miss e Mister Model.
c'è la possibilità dunque di questa nostra vincitrice che vincerà quest'oggi di andare in crociera e partecipare ad una selezione ulteriore nazionale. Franco. Intanto grazie, ringrazio tutti i giurati e auguro una buona valutazione. Il criterio parallelo a quello che vi è già stato illustrato è legato strettamente alla finalista, la vincitrice che per noi sarà una finalista nazionale, porterà appunto la fascia Miss Vaghezza sulla crociera, su questa crociera. Voi dovrete fare una valutazione dall'1 al 5 su tre parametri, su tre caratteristiche. Le ragazze faranno la prima uscita in elegante, dove noi analizzeremo il portamento, quindi l'eleganza, la seconda uscita dove verrà chiesta, fatta una piccola intervista, in modo da poter valutare la simpatia effettiva delle ragazze, quindi dare una valutazione simpatia, e la terza uscita invece sarà in costume da bagno, dove chiaramente l'istituzionale uscita in costume da bagno, dove si valuterà la fisicità, i parametri della fisicità. La somma di questi tre giurati ci darà una classifica. La prima della classifica, come ovvio, è la vincitrice di tappa, quindi la Miss Vaghezza, che poi noi porteremo in finale sulla Costa Crociera. Grazie mille Franco, abbiamo quindi avuto la possibilità di capire cosa facciamo quest'oggi e soprattutto di capire che si premia anche qualcosa di diverso. Questo è il bello di questa Miss, ossia l'eleganza, gli occhi, le gambe e la simpatia. Ma oggi è Miss Rifugio degli Elfi. Abbiamo con noi i giurati che sono anche gli sponsor che poi andremo a salutare e nel frattempo credo che vi sia la spiegazione di quel che accade quest'oggi, o sbaglio? Ecco, il Presidente della Regione, non lo sapevo, chiedo scusa Simone, ecco, la presento direttamente Franco, a quale fa le domande di rito. Con me c'è Teresa Zambelli che tra l'altro sarà in giuria con voi e sarà la responsabile del concorso Miss e Mister Model all'interno della giuria. Quindi voi avrete i vostri parametri e lei coordinerà quello che sarà lo spoglio voti e la fase finale. Salve a tutti, no, il mio ruolo è semplicemente quello di controllare che le valutazioni avvengano comunque nel rispetto e nell'onestà, quindi io controllerò anche la correttezza delle schede, la correttezza delle valutazioni, nessun voto sotto l'1, nessun voto sopra il 5 per permettere a tutte le ragazze di poter vincere in trasparenza. Grazie mille. Adesso abbiamo presentato dunque cos'è l'avvenimento di quest'oggi, come funziona. E tra poco vi presenteremo la giuria insieme alle ragazze che sfilano per Miss Vaghezza. La giuria sta già dando una sua valutazione e un controllo, diciamo così, generale alle Miss. I giurati, io ricordo, sono gli sponsor di questa manifestazione Miss Valtrompia. Questo è uno dei primi appuntamenti, questo di Vaghezza di Malmentino, qui a Rifugio degli Elfi, in questa nostra splendida località Valtriumplina. Le ragazze verranno poi esaminate e guardate dai giurati durante la sfilata che tra poco si farà sotto il tendone. Come vi ha spiegato Franco di Miss e Mister Model, ci saranno queste tre uscite particolari che permetteranno di dare un giudizio totale e importante alle ragazze per cercare di capire quale sarà Miss Vaghezza che vincerà, io ricordo, la possibilità in crociera di essere poi giudicata a livello nazionale. Gli sponsor e i giurati sono un punto di riferimento importante per l'organizzazione di questa iniziativa, quindi abbiamo già salutato la nostra Jenny Bontacchio che ci segue con l'organizzazione, il nostro Simone Tanghetti delle APT Le Valli Bresciane, quindi l'azienda, l'associazione di promozione turistica del territorio Valtriumplino in questo caso, poi io vedo il nostro Perruchetti della macelleria Perruchetti che mi sembra sia Miss Gambe la tua, sì. Abbiamo la nostra Poli
Mary, che è stata eletta Miss Suocera proprio sul mare qualche giorno fa e non può partecipare per limiti di età, perché sei troppo giovane e non va bene, sotto i 18 anni non si può. Caratozzolo Raffaele di Caratozzolo Group, elaborazioni contabili e fiscali, il Bar Bella Vista che abbiamo già visto stamattina con le nostre belle visioni di Ponte Zanano, Vlada, giusto? La nostra caldera di Modulografica Caldera, il sindaco di Marmentino Sergio Piardi, Marmentino, questa località, fare un sorriso anche ai canali di radio e di RTB, anche della radio giustamente, e i nostri amici di Ottica Ghitti, i vostri nomi non me li ricorderò mai, Ivonne e Emiliano, non so perché, sarà perché parlando di vista e così via, l'età anche, l'età. E il padrone di casa che oggi ci ha ospitato e deliziato con piatti meravigliosi, Fioravanti e Scalvini del Rifugio degli Elfi, un applauso a lui che oggi è giustamente l'ospite principale di questa nostra giornata. Ora, non so se possiamo conoscerti, come ti chiami? Luisa. Luisa. Sì. Ho 22 anni e sono di Montichiari, in provincia di Brescia. Montichiari, provincia di Brescia. Luisa, volete chiedere qualcosa a Luisa, voi? Volete salutarla? La voce l'avete sentita? Vi sembra simpatica? Sì? Dicono di sì? Ecco. Ti abbiamo presentato. Passiamo alla numero 2. Vediamo, da Montichiari a? A Ludizzo Bovegno. Ludizzo di Bovegno. L'abbiamo già vista prima stamattina, giustamente. Come Miss Mamma, Regione Lombardia. E partecipi volentieri anche a Miss Valtrompia? Sì, beh, mi metto in gioco dopo che ho 3 figli, ho passato di tutto nella vita, voglio dire, questo è il minimo. Va bene, allora buona vaghezza anche a lei. Numero 4. Non vedo il 3, quindi ci sarà il 4. Ciao! Ciao, sono Martina e ho 19 anni e sono di Bovegno. Di? Bovegno. Bovegno. Martina, Bovegno. Bovegno produce bene, Bovegno produce bene. Allora, nessuno deve chiedere niente, no? Le presentiamo così, va bene. Grazie mille Martina. Numero 5, vediamo un po' chi abbiamo. Ciao a tutti, mi chiamo Simona Frola. Io vengo da un paesino in Val Camonica, ma ho origini qui a Marmentino, quindi magari le montagne portano fortuna. Allora, il paesino della Val Camonica? Ronio, vicino a Vario Terme. Certo, però hai un ceppo triunplino di Marmentino. Allora, auguri a? Simona. Simona, auguri a Simona, anche a lei, grazie. Numero 6, vediamo un po' chi arriva. Buongiorno a tutti, sono Gaia e sono originaria proprio di qua, di Marmentino. Marmentino? Sì, sì. Bene. Giochi in casa allora, quanti anni hai? 22. 22 anni, Gaia Marmentino, un applauso anche a lei. Numero 7. Ciao a tutti, mi chiamo Stefania, sono di Bovegno, come tante, e ho 16 anni, niente, vorrei partecipare a Miss Valtrompia per un'esperienza, diciamo, nuova. Va bene, complimenti, speriamo che il colore arancio porti bene fortuna. Ecco qua, la numero 8. Buon pomeriggio a tutti, sono Megan, vengo da Brescia, città. Oggi sono qua in mezzo alle montagne e spero di divertirmi. Grazie. Grazie mille, la numero 8. Complimenti alla numero 9. Ciao a tutti, sono Barbara, ho 32 anni, abito a Bovegno e sono qua non per vincere, ma però per fare una nuova esperienza. Va bene, ti facciamo tanti auguri. Bovegno, tu è un paese... dobbiamo dire al sindaco di Marmentino qua che dobbiamo capire cosa succede a Bovegno. Guarda che anche Marmentino non viaggia male, Ciao! Buonasera a tutti, sono Greta, vengo da Brescia, un paesino Castelmella. Ho 16 anni e studio per diventare parrucchiera. Allora, buona pettinatura e buon viaggio nelle Miss. Numero 11. Ciao a tutti, sono Giulia Zamboni, abito in Franciacorta ma sono originaria di Lumezzane e niente, sono qua per fare qualcosa di diverso. Va bene, una valgobbina che prova la fortuna con le origini lumezzanesi. Auguri anche a te, numero 12. Ciao a tutti, sono Tania, sono di Villa Carcina e ho 26 anni.
Bene, Villa Calcina, 26 anni, anche a te buona fortuna. Ah, ok. Quale sarà poi la Miss Regina degli Elfi? Andremo man mano a scoprirle. Tocca alla numero 13, adesso faccio così, spero di non mettere in tilt l'operatore, grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Erika, ho 20 anni e vengo da Leno. Ho deciso di partecipare a Miss Model perché è un'esperienza da fare e secondo me in questa esperienza ho qualcosa da imparare. Va bene, grazie. ti facciamo gli auguri e i complimenti. Numero 14. Ciao a tutti, sono Sabrina Rovetta. Ho 19 anni e vengo da Gardone, appena trasferita, prima ero di Sarezzo. Va bene, Sarezzo e Gardone in questo caso. Allora, buona fortuna anche a te. Vediamo la numero 15 in arrivo. Ciao a tutti, sono Luisa, ho 18 anni e vengo da Montichiari e studio per diventare ragioniera. Va bene. Allora, Caratozzolo, mi raccomando, ha già lo sponsor principale ha già annotato. La numero 16 in arrivo. Ciao a tutti, sono Francesca, ho 16 anni e studio al liceo delle scienze umane e vengo da Verona. Va bene. Bene. Verona, bellissima città, stupenda città. Numero 17. Buongiorno a tutti, sono Petra, vengo da Gussago, ho 23 anni. Sono sposata e nella vita faccio l'istruttrice e la barista. Buono, vuole sapersi. Non abbiamo detto il paese però? Gussago. Ora il mio compito è, qualcuno ha delle domande da porre a queste ragazze, delle curiosità? Sindaco neanche lei, neanche alla sua cittadina. No, non vuole imbarazzare nessuno, sì. Va bene così. Io penso che siano già abbastanza stressate, quindi non vorrei imbarazzare nessuna, va bene così. Va bene. Allora, tra poco le vedremo in sfilata, quindi adesso io non so se dalla regia possiamo già mandarle di là. Esatto, così si preparano, quindi salutiamo con un bel applauso le nostre candidate Miss. In questo caso, chiedo scusa alla schiena, alla telecamera. E quindi questi gioielli della nostra valle, non soltanto, che si spazia anche nella città e anche fuori, che poi una di loro questa sera nel pomeriggio diventerà Miss Vaghezza Rifugio degli Elfi e quindi andrà direttamente in selezione finale per quanto riguarda Miss e Mister Model in crociera sulla costa favolosa. Sarà qualcosa di meraviglioso. Grazie mille a tutti, buona giornata e buona sfilata. We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream, praying for peace and healing. I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel love is fading, together like the stars in the sky, we can shine. When you hear voices go, you won't be lonely anymore. Oh, a million voices. Your heart is like a beating drum, fading.